Buongiorno, oggi sentivo la necessità di qualche chiarimento, anche perché ritengo ingiuste le strumentalizzazioni che alcuni consiglieri comunali della città di Messina, una piccola frangia del PD, quella che è rappresentata da colleghi che proprio simboleggiano il paradosso della politica, perché alcuni di loro, senza lo stipendiuccio di consiglieri comunali, non riuscirebbero a campare, alcuni di loro, senza il ruolo di consiglieri comunali, magari non riuscirebbero a fare come hanno fatto i sensali per acquisire terreni in città per fare dei centri commerciali importanti. Alcuni di loro, senza il ruolo di consigliere comunale, non riuscirebbero a fare l'usciere in qualche studio legale. Alcuni di loro, senza fare il consigliere comunale, non riuscirebbero a essere funzionali ad alcune lobby, anche magari che rappresentano certi mondi sindacali. Ma tutto questo non ci riguarda, perché la parabola dei talenti vale anche per loro. Quando il sindaco ritornerà, chiederà conto anche a loro di quello che hanno fatto in questo periodo. Io mi sono assentato l'8 maggio perché mio padre è grave e ho sentito la necessità da figlio di stargli vicino. E non l'ho potuto fare prima, che mio padre purtroppo ha avuto il primo ictus a ottobre del 2017, quando io ero in piena campagna elettorale, ancora ricordo quei momenti. Poi nel tempo purtroppo la situazione si era stabilizzata in parte, ma la domenica di Pasqua c'è stato un altro ictus che lo ha ridotto sulla sedia a rotelle, mentre prima il primo ictus lo aveva limitato alle stampelle. E io ho continuato a svolgere il mio ruolo da uomo impegnato, trascurando anche il proprio papà, e di questo ne sento il peso sulla mia coscienza. Capisco che questo ormai è una cosa che nella nostra società, fatta da ambiziosi, da sceneggiatori di professione, potrà sembrare paradossale. Ma io ho colto l'occasione, della conclusione del periodo emergenziale per andare al capezzale di mio padre. D'altronde, perché ormai lo sport è quello di prendere gli anziani e parcheggiarli in delle case di riposo, che hanno tutto il mio rispetto, per carità. Io penso invece che un figlio debba stare il più possibile vicino ai propri genitori quando ne hanno bisogno. Mio padre aveva e ha bisogno di me. E quindi ho deciso di fargli questo regalo. Perché il 10 di giugno ha anche raggiunto l'obiettivo degli 80 anni e purtroppo la notte del 10 giugno ha avuto un altro ictus, quindi ricoveri e tutto ciò che ne consegue. Questo perché l'ho voluto sottolineare, perché questi sono i motivi della mia assenza. D'altronde, la città non è ferma, sta andando avanti con tutti gli atti, e quando tornerò le elencheremo uno a uno. E lo sanno anche questi consiglieri comunali che si sono permessi di strumentalizzare la malattia di mio padre e anche di attribuirmi comportamenti non veri. Signori consiglieri comunali, mi fate schifo, perché voi avete fatto passare un messaggio veramente vomitevole, e cioè che io, per
l'assenza al comune utilizzavo e utilizzo l'alibi di mio padre, e per incontrare Salvini invece la malattia di mio padre non è servita da impedimento. Mi fate schifo, perché io non ho incontrato Salvini, ho fatto una lettera che è stata pubblicata sui giornali dove ho chiesto l'incontro a tutti i leader di partito, compreso Salvini, e aspetto di essere convocato da tutti per la questione delle baracche. Non rispondo a chi è stato prima di me nel palazzo, dove la loro presenza è stata plasticamente asseverata dalla loro incapacità di amministrare per 5 anni Messina. Io il 5 rientro e nel frattempo sto lavorando comunque sulla relazione dell'attività svolta nel mio secondo anno di mandato. Come è stato l'anno scorso, in consiglio comunale dibatteremo del merito di ciò che ha fatto questa amministrazione. Chi mi ha preceduto, cambiamo Messina dal basso, non gli do conto perché sono vigliacchi, in quanto l'anno scorso li ho sfidati al confronto sulla nostra relazione e non sono venuti. D'altronde, le macerie che hanno lasciato in città sono sotto gli occhi di tutti i messinesi. Credo che questo chiarimento serva in termini definitivi. Non entrerò ulteriormente in questa stucchevole polemica, e questo lo voglio sottolineare a conclusione di questo mio piccolo chiarimento. I consiglieri comunali del PD hanno un'arma ora: possono presentare la mozione di sfiducia. La facciano. E a settembre si va a votare se questo sindaco non gli va bene, ma siccome alcuni di loro senza il ruolo di consigliere comunale morirebbero di fame, anzi alcuni di loro hanno pregato alcuni consiglieri comunali a votare il famoso cambio di passo perché avevano paura delle elezioni, li sfido, signori consiglieri comunali del PD, anzi una parte, voi che mi avete attaccato così in modo vomitevole, presentate la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco De Luca, perché il sindaco De Luca comunque, quando tornerà, chiederà conto anche delle vostre sceneggiate. Non c'è un solo atto che è fermo per l'assenza, tra virgolette, del sindaco. Io tenete conto che in questo momento, nelle 10 ore circa che mi rimangono libere, mi occupo e continuo a occuparmi della città. Ma d'altronde le cose stanno andando avanti, non c'è un solo atto che è fermo per mia assenza. Allora dico a questi consiglieri: occupatevi degli atti che sono fermi, che devono essere votati invece dal Consiglio Comunale. Dopodiché, quando rientro, io sarò lì pronto non a darvi spiegazioni, ma semplicemente a confermare il mio impegno indiscusso per la città di Messina, cosa che ho fatto. E d'altronde, quando nelle fasi sono stato 24 ore al giorno, nessuno mi ha candidato per la medaglia, ma l'ho fatto per senso del dovere e continuo a farlo. La città sta andando avanti nonostante i retaggi che abbiamo dovuto combattere. Ringrazio tutti i messinesi invece che hanno manifestato la loro solidarietà, la loro vicinanza, anche i consiglieri comunali che sono venuti a trovarmi a Fiumi Denisi, che mi hanno scritto. Vi ringrazio di cuore. Sto attraversando un momento difficile di vero rapporto tra padre e figlio, né più né meno. Vi voglio bene e comunque si va avanti, senza se e senza ma.